Ah, che bello iniziare la giornata e giocare a Sekiro. Le ombre muoiono due volte. Ma Sekiro. Noi siamo pronti a morire ben più di due volte. Cazzo, perché questo è nella, avanti. Standard, standard. Fai tutto standard. Impara a giocare così come il maestro l'ha pensato il gioco. Chi è il maestro? Eh? Amica cazzi. Rotto in culo il vecchio. Gli è andata bene, dai. Perché la guerra è finita. Ma no. Particolarmente bella questa sequenza introduttiva. Oh oh oh. Aia! Hela! Mi piace. Vabbè, questa sequenza è davvero figa. Una cutscene come si deve. La cinematica. Tamuka, alla fine è caduto! Un giovane lupo fu raccolto sul campo di battaglia. Oh, questi siamo noi, immagino. Shinobi no okite wa wasureba ina. Gli è rimasto sempre quello sguardo un po' strano e perso. E soprattutto è rimasta la proporzione di lui minuscolo e lui enorme. Ma o lui non cresce o quello... Ok, dai, sono stato cresciuto. Lui si chiama Lupo, Elkan. E questo è il motore di gioco. Che la neve rende tutto più bello. Però dai, cioè, un salto in avanti tecnicamente secondo me From l'ha fatto, eh. Shinobi. Shinobi. Nezamete kudasai. Ah, cioè noi siamo rimasti in disgrazia e proprio fisicamente siamo in fondo a un fosso a menarcela. Perché? Abbiamo riperso tutto un'altra volta, siamo abituati. Sì, ho capito, ma potrebbe evitare di starsene in fondo a un fosso a piangere. Ma noi non piange, in realtà è proprio che è nichilista. Non ha espressione. È nichilista. Tra l'altro si è tenuto la mano sulla faccia talmente tanto a lungo che gli è andato in necrosi vicino all'occhio, hai visto? Attenzione, attenzione, le prime fasi di gioco, attenzione, attenzione! No. Sì! Yay, sono nel gioco! Posso saltare! Che rivoluzione! È rivoluzionario, ragazzi, si preme un salto e lui, cioè un tasto e lui salta. Una lettera già in un pozzo, il lupo di Kuro, il destino attende... Buco di Kuro! Non si gioca così. Sì. Che poi Kuro vuol dire nero, quindi lupo di nero. Solo che il salto è un po' strano, bisogna capirlo. Ma vabbè, il salto mi sa che ti dà quella... Accostati al muro. Ma secondo te... Morte, ok, dovevo capire questo, perché alla parte che aveva giocato Sabaku non potevi farla sta storia. Cioè, Sabaku diceva che nella zona in cui aveva giocato lui non si andava giù. Però bisogna vedere se è una cosa che si innesca solo quando Oh, si... ma i caricamenti sono più veloci. Siamo su PC? Siamo su PC, però insomma, dai. Con brava, una, con una 2080. La guascina. Però ti posso dire, graficamente mi piace molto. E questa è una scena che ha un'illuminazione molto piatta e blanda, Ma credo che sia tutto così. No, ho visto delle sequenze, sono veramente belle. Covaccia di cespugli e nasconde sotto i pavimenti per avanzare, non vincono. Non hai una spada, perciò muoviti furtivamente per evitare i nemici. È abbastanza silenzioso. Ma perché li devi fare incazzare? No, sono nascosto nell'ombra!
Tu devi fare. Ci pensiamo io e. Posso appendermi agli alberi? Ma è bellissimo! È un tutorial, devi fare quello che no, ti dicono. No, non è vero, devo andare solo da Origlia qua. Stai a sentire pure tu. No, 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 scherzavo! C'è qualcosa, non dovevo fare questa cosa! Dove devo andare secondo te? Hai idea? Ah, ecco, ecco, ecco qui, sicuramente qui. Apri, 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 apri. Quadrato! Apri, non si apre! Non si apre da questa parte, è proprio un gioco from. Non si apre mai da quella parte. Shazam. Sono salvo? Ah! Chi è stato? Ma con un qualcuno. Ah, quello là sotto è stato. Ma come ha fatto? Beh, via. Sei morto. Come è successo? Oh, via, sei morto. Cioè, però questo era per capire anche come fosse se fatto. Se ti fai ammazzati meno, perché io non voglio ricominciare da qua per la terza volta. Ma io devo capire un attimo il motore di gioco. Ma, no? Ma hai capito come si fa? Sì, è che non sapevo. Ah, ecco perché. Ah, per questo muoio due volte. Perché la seconda volta mi apro in culo con la vita. Ecco. Bravo, bravo. La faccio stealth, ragazzi. La prima volta posso muovermi sotto al pavimento. Ah, hai capito che brutto sorcio che è il nostro curo? Origlia. Oggi la pensavo luna splende luminosa sulla torre della luna. Ma chi è che si dice queste cose? Forse c'era un bambino. Bastardi. Ma Lord Genichiro avrà di certo le sue ragioni. Certo. Allora ok, hanno un bambino in prigione. Anche origliare tra le altre cose. Dobbiamo proteggere il bambino, quello è il nostro compito. Ma non è vero. Come no, siamo shinobi qua, come cazzo è? Te l'ha detto. Perché sì, siamo gran mogol del Giappone. Però mi hanno detto perché posso morire due volte. Secondo te a livello di, cioè, qual è il senso della doppia morte? Il senso è che se muori una volta sola poi ti scassi. No, se mi sono cacato sotto. Mi sono veramente cacato, ti giuro, mi sono cacato. Si è buttato tantissimo di violenza. È un'animazione terrificante perché veramente sembra che sia stanco di vivere quando inizia l'animazione. Atterrisce. Però posso dirti che rispetto a tutti gli altri giochi From? Cioè i Dark Souls, i Bloodborne e tutte quelle merde, cioè tutti i giochi che mi piacciono un sacco. Allora io posso dire che secondo me l'unico grosso problema di Bloodborne era i 30 fotogrammi. A 60 sarebbe stato molto più bello. È il bambino, l'abbiamo trovato il bambino. È una bambina. Oppure è amore, non lo so ancora. Devo ancora capire l'età dei 15. Un amore illegale a questo punto. Hai fatto bene a venire. Mio signore, ma è una signora, non mi sbaglio. Ma no, è un. Cioè sì, è qualcosa. Beh, allora. Ste pause alla Sergio Leone non le sapete fare, non le fate. Perché abbiamo lottiamo contro la gravità i capelli, perlomeno. Kusabimaru! Ah, quindi ci ha dato la spada, quindi mo è. È mo si carne combatto. Di porco. Buon Shinobi. Buon Shinobi, buon Natale anche a te. Ha capito, dedicherai la tua vita a servirmi. Io dico, tu fai. Secondo il patto. Io capo, tu merda. Come ordinate. E noi zitto e lo prendiamo anche. Hop. Bella la custodia della spada. Oh, Kusabura. Prova subito la spada. Se guarda, appena. No. Vedo che sei ferito. Ah, vedo che sei ferito. Ho qualcosa di. Oh, ti ha dato la fiaschetta Estus. Vedi, meno male che ci ho parlato due volte per sbaglio. Hai capito? Come si usa la fiaschetta? Ah, quelle freccette. Non c'è niente. No, destra e sinistra mi sa, li scegli e su lo usi. Premi su. Esatto, e adesso la usi. Ah, proprio un cazzo, eh? Molto bello l'effetto della fiaschetta. Ma secondo te ne dà un altro? Non è un barista che. Allora, tra le altre cose dovrei mettere la spada, no? Ma lui che cosa dice quando prende la fiaschetta, secondo te?
Buona sera. Mi curo. Sì. Era veramente un brutto, brutto. E idolo del ritorno. Idolo del ritorno. Sarebbe l'osso del ritorno. Vabbè, sì, quest'idolo del ritorno. Non facciamo più Dark Souls. In realtà ha molti tratti in comune. Una katana. Come si fa, RB attacco su un nemico sbilanciato. Se si sbilancia con dandogli un colpo muore proprio. Porca puttana. Capito? Hanno inibito la tua voglia omicida. T'aveva visto, ma adesso importa poco. Vai in culo della sangue. Ti è piaciuto? Molto bello. Ho capito, basta spammare RB e vinci sempre. Contro questi immagino di sì, questi sono le merda. Quindi che facciamo? Torniamo indietro e guarda il calcio volante. Credo che sia divertente combattere qui. Non ho ancora provato pad alla mano, ma da quello che vedo, perché nonostante abbiamo visto qualche immagine, beh, hai rotto il cazzo. Ma hai capito cosa ti dico? Ma sì, più o meno. No, tu devi, questo è un gioco From. Qua non puoi. Oh, sono molto bravo a questo gioco From. Se sapessi come se leggi come si para. Se leggi impari. No, non l'ho ammazzato, perché non l'ho. Però mi sa che li devi loccare, eh? Esatto. No, se sono bravo. Scherzavo. Allora, c'è la parata, da quello che ho capito. Quello è apparso però, eh. Da quello che ho capito, se premi nello stesso identico momento in cui ti arriva la. Esatto, Perry. Figo, il Perry funziona. Vero? Strano. Stranissima questa cosa, io sono veramente contento. Oh, Dio, sì, così sono i Perry, cazzo! Se sono riuscito io a fare dei Perry completamente in modo casuale, potete stare tranquilli. Hai. Brava, From! Ci sono voluti 7 anni, ma hai capito? RB. LB al momento giusto. Vabbè, la contrattacco su. Vabbè. Qua ti fanno fare il tutorial per la deviazione. Ti sei solo parato adesso, eh? No, sono morte. Però è bello, vero? Ti piacerà. No, ma sono quasi sicuro che mi piacerà. A me è piaciuto molto Nioh, perché era tanto veloce, perché era tanto aggressivo. Questo è assolutamente il gioco più veloce in assoluto di From. Ci si attacca così. Molto molto più di Bloodborne, molto più di... Anche perché va a 60 fps, non è una cosa da sottovalutare per quanto mi riguarda. No, è divertente. Per adesso è divertente, LB per farlo. Ma questi vanno giù more easy. Come si... così si schiva, giusto? Sì, vabbè, è molto Dark Souls. È tutto Dark Souls, in effetti. Tanto, fatti attaccare, Perry. Bella. Ah, madonna che figata. Si può perrare anche una serie di colpi. Dietro di te, mi sa. Occhio, t'hanno piato. Hanno visto? Sì, uno è giallo. Ah boh, ti fai secchi facile. Poi sì, sì, no, l'aggro è interessante però. È bello il Perry, eh. Cazzo, da soddisfazione. Anche perché ci arrivi subito, a differenza di Dark Souls, che non ci arrivai proprio subito. Ma perché non c'era nessun... Cioè, dovevi semplicemente provare e riprovare senza senso finché non ti riusciva a cazzo, ma... Gli fichi da... Sempre sotto l'ascella, però, eh. Bello, minchia. Mamma mia, che... Ma ragazzi, ma che cazzo ha fatto From? Ma che si è fumata per fare sto gioco? Attenzione, questo è il capo, eh. Questo mi sa che non lo perdi. Però lo devi sbilanciare. Madonna, un colpo basta. Lo devi sbilanciare, vedi, tu sei un po' sbilanciato. Devi riempire la barra dello sbilanciamento. Sbilanciamento! Credo che sia la barra del bilanciamento, magari dico una enorme cazzata. Poi la rabbia. Aspetta, questo attacca più lentamente, quindi. Però non si perra. No, sì, ha voglia. No, non si perra questo. Prova a ferrarlo. No, vedi. Vai ancora. Lo devi sbilanciare ancora. Vai ancora. E poi attacca quando lo devo io. Sì, buona, che si perra. Ma sì, però devi caricare questa barra. Capito? Adesso si potesse perrare anche prima. No. Col colpo mortale contro nemici forti.
Vedi? Molo. Oh, adesso. Vedi? Bello. E questo e poi gli fa il colpo mortale. Ok, compresse medicinali che ripristinano il cazzo in culo. Oh, ma hanno fatto un gioco veloce, bello. Mamma mia ragazzi. From, ma che cazzo combini? From, ma ti rendi conto che così uno si diverte a giocare? Non è quello che hai sempre fatto. Dov'è la frustrazione? Dov'è il dolore? Ci sono le farfalle pure. Pugno di fuligine. Fuligine compressa in una massa compatta. Lanciala contro il nemico. Ah, i lanciabili. Ti fa anche capire dove devi passare. Cioè, non è proprio da From. No, assolutamente no. Hai presente il passaggio segreto in fondo al fossato sotto questo ponte? E ha senso anche ascoltare le parole della gente. Ok, sappiamo che c'è una brava From, meno criptica, più giocabile. Ma questo gioco è commerciale. Questo gioco è troppo mi commerciale. Mi puzza di commerciale. Pure a me, perché è divertente. Ma quando cazzo mai uno deve divertirsi giocando? Secondo me stavolta hanno sbagliato, eh. From, che di solito è infallibile, stavolta ha sbagliato facendo il suo primo videogioco. dal punto di vista proprio della fruibilità, perché gli altri sono... Oh! Cazzo è! Un ramarro gigante velocissimo, tra le altre cose. Bello! Mi piace che ci siano pure le creaturine oltre agli uomini. Aggancia. Agganciali. Secondo me... Fai una fatica bestia. Questa è tipo un'area... Il sangue fa cagare. Masticato. Ma cioè, qui c'è un passaggio segreto, qua. Non è Assassin's Creed, togliti dall'ottica. Devi entrare nell'atteggiamento per fare una cosa. No, ma è chiaro che non è Assassin's Creed. Però dico, tutto ciò che in Assassin's Creed è sempre stato estremamente automatico, qui invece rappresenta un elemento di gameplay. Cioè puoi sbagliarlo un salto, capito? Come è giusto che sia. Puoi sbagliare non solo il salto, calcolando male le distanze, ma puoi sbagliare pure il momento in cui ti devi aggrappare. Ok, e lì mi sa che non si risale, eh. Scusa un attimo, io mi avvicino al muro là. Lo so, è strano il muro, eh. No. Vabbè, dai, zomba dall'altro là, fammi vedere. Ma devi andare giù. Buono. Oh, non è intuibilissimo. Però ci sta che ti devi guardare un po' intorno. Allora, qua sotto è dove abbiamo sgozzato i... No. No, è un altro punto però. Per favore, mi interessa la lore. Questo? Cazzi, lore. Non vuoi fare niente. Non c'è lore, vedi? Che palle, non è... Ma io che volevo... Vuoi chiamare l'erede divino con un fischio? Sì, chiamalo. Chi cazzo è l'erede divino? Lui, il bambino. Ah. Come ci sia arrivato lui qua è molto difficile da capire, però... Anche perché è agile come un rinoceronte. Comunque lui è un bambino o una bambina? Secondo me è una bambina. È l'erede. È l'erede, ma secondo me siccome... Sarebbe l'ereda. No, è come Lady Oscar. Sfuggire a quella linea di sangue è l'unica soluzione. Bello ragazzi, cazzo, bello. E io direi di fermarci qui per capire cosa c'è dopo, vedere cosa ci arriva dopo, perché secondo me regala soddisfazione. Stranamente sono soddisfatto. Vero? Molto stranamente, perché io ero partito con tutt'altro sentore. Ma io posso dirti una cosa, dalla prima volta in cui ho sentito, c'è una grande novità. I parry funzionano, cioè nel senso quando ti stanno per colpire fai il parry e questa cosa è stata vista come una rivoluzione nell'ambito From, in realtà pure nel primo Dark Souls funzionava così. Là ho capito che mi sarebbe potuto piacere, ma non pensavo così tanto. Cioè il feeling è migliore... Siamo ai primi 10 minuti, per favore. No, il feeling per me è tutto, e siccome mi trovo bene a comandare il personaggio. Non esagerare, eh. No, dai, ti voglio più aggressivo. Ma che gli vuoi dire? In fase di review qua dobbiamo essere più aggressivi. Ma che gli vuoi dire? Sennò la gente dice che siamo venduti. Ma per ora che gli diresti da sto gioco?
fammici ragionare. A parte che il bambino è brutto come il culo, ci ragiona. C'ha la faccia e la texture delle seppie. È poca lore, però. Poca lore. Che per quanto mi riguarda, questo è già un 10 su 10. Poche menate, una storia. Mo 10 su 10. Piano. Ragazzi, From ha fatto un buon gioco. Mi viene quasi da piangere. Non è ancora detto. Ci vediamo al prossimo gameplay.